RI 211 è il nome della novità Moto 2 by Rapid Inside e Marcello Fantuzzi, titolare di Newcast Services, ci spiegherà le aspettative per la nuova stagione agonistica 2011, campionato italiano velocità. Ciao a tutti, mi presento di nuovo Marcello Fantuzzi, Rapid Inside Newcast Service, e siamo l'azienda costruttrice della RI 211, progetto nato quest'anno per il mondiale e sviluppato in questa versione 2011 per il campionato italiano, spagnolo, e se ce la facciamo di nuovo per il mondiale. Peculiarità importante è che non vogliamo fare assolutamente quantità, ma assolutamente qualità. Numero massimo di moto disponibili per l'anno prossimo saranno 6, tutte quante con assistenza factory. Quindi, come funziona solitamente a livello mondiale con le MotoGP, un'azienda che ti segue passo passo, gara per gara, per collettare informazioni e sviluppare il modello dedicato pilota per pilota. Non ci si trova più soli lunedì a casa dentro l'azienda, ma c'è un'azienda che dal lunedì al venerdì, fuori dal weekend, lavora per i clienti che hanno scelto questo modello. Un'assoluta novità, grazie soprattutto a questo nuovo regolamento di Moto2 che permette, grazie ai vincoli di motore, tecnicamente di elettronica, di poter sfruttare al meglio budget anche non infiniti, ma per dare un là competitivo importante a campionati o modelli che fino adesso erano semplicemente l'ombra di quelli dell'anno precedente, perché le case factory li sostituivano con una velocità impossibile da star dietro nei campionati nazionali. Questo ritengo che sia, come Moto2, il vero obiettivo da raggiungere: alzare la qualità del campionato, che sia esso italiano, spagnolo o di altre nazionalità. Ritengo che Moto2 per tante aziende come la nostra sia un ottimo punto di lancio, di rilancio per nuovi business, e siamo convinti che attraverso la professionalità e la qualità del prodotto i risultati vengano sia per noi che per i clienti che sceglieranno il nostro modello. Andiamo a scoprire le caratteristiche prettamente tecniche con Francesco Venturato, che è stato uno degli ingegneri realizzatori di questa moto dalle linee particolari e un po' sinuose. Buongiorno a tutti, vi introdurrò un pochino quali sono le caratteristiche principali di questa moto. Come potete vedere, rispetto all'anno scorso, la visione estetica della moto è completamente cambiata, in quanto abbiamo cercato di ottimizzare quello che è la penetrazione aerodinamica e ottimizzare il comfort del pilota nel rettilineo, al tempo stesso cercando di non andare a penalizzare quelle che sono le caratteristiche di velocità di punta. Quindi è stata stravolta completamente quello che è l'outline della moto in tutti i settori, quello che può essere il cupolino o il codone. Oltre a questo è stato ripensato completamente l'inlet dell'airbox, andando a ricavare un ingresso all'interno del telaio per ottimizzare quello che è la sezione dell'airbox, mantenendo completamente costante per cercare di andare a creare una sovrappressione maggiore all'interno dell'airbox stesso. Il telaio è stato ripensato cercando di andare a ottimizzare quelli che sono i pesi e andare a bilanciare in modo più corretto il peso pilota e il pacchetto pilota più moto. Come potete vedere, le piastre di sterzo sono completamente regolabili in termini di offset, completamente regolabile anche il canotto di sterzo in caster angle, che va da 23 gradi e mezzo a 24 gradi e mezzo. Anche le pedane sono completamente regolabili per potersi adattare ai vari tipi di pilota, alle esigenze del pilota, come anche completamente regolabile la posizione del motore, lunghezza del forcellone e avancorsa. Quindi è una moto completamente customizzabile e che si può praticamente cucire in modo più corretto per il pilota e per le esigenze del pilota e dei tracciati. Quindi abbiamo cercato di portare un pacchetto in pista che sia il più possibile customizzabile e che si possa aderire alle varie esigenze dei piloti.